Ciao amici, siamo qui al Festival di Roma, non sto scherzando, siamo qui a Campidoglio per l'inaugurazione e l'accensione dell'albero capitolino, finalmente con i diritti costituzionali che Roma decanta. Abbiamo qui con noi amici Claudia Gerini e Francesca Manzini. E l'imbecille, scherzo, no, non è vero? L'imbecille lei, sì, no, ovvio. Non è vero. No, non è vero. Siamo qua oggi, sono stata invitata anch'io per questa occasione, bellissima occasione, perché a parte l'albero, a parte le feste, si fa un focus sulla Costituzione, perché ogni giorno siamo come cittadini, come parte di questa comunità, siamo chiamati a ricordare quali sono le regole così belle, così che hanno fatto praticamente una delle costituzioni più importanti, più amate anche nel mondo, quello che è scritto proprio qua su questo albero. Su questo libro, l'albero è quello. Scusate, però è un libro particolare. Sì, perché ha il QR code che potrete ovviamente riprendere col vostro telefono e ci saranno i nostri consiglieri, un attore dei bambini che spiegheranno tutti gli articoli e i diritti della Costituzione. Quindi evviva e che sia un felice Natale e anno nuovo non lo diciamo che è andata, no? Gianna, grazie di questo invito, sono orgogliosa di essere qua e di contribuire all'accensione di questo albero che finalmente è tornato qua, perché non c'era da qualche anno, invece è stato fortemente voluto. Che bello essere abbracciati da questo libro, no? Che ci protegge, che ci guida, è anche un po' una metafora questo enorme libro aperto su di noi e che dobbiamo portare avanti tutti quanti, perché un po' troppo spesso anche nelle nostre vite, no? La Costituzione, pensiamo, insomma oggi pensavamo di fare questo focus sull'articolo 3, ogni cittadino ha gli stessi diritti, le stesse opportunità a prescindere dal suo genere, quindi siamo tutti uguali, uomini e donne hanno gli stessi diritti, le stesse prerogative, le stesse opportunità, sia di lavoro, sia di crescita, sia di studio, quindi noi ci teniamo tanto in questo momento specialmente grave, doloroso, no? Che abbiamo attraversato, speriamo che sia un po' alle spalle, quindi la Costituzione ci ricorda che in Italia ogni donna e ogni uomo hanno gli stessi diritti a prescindere dal loro genere. Questo è una cosa che qualche volta abbiamo visto che dentro la società, nel quotidiano, si dimentica quasi, no? Come se avessimo, non lo so, qualche debito da portare del passato. Invece guardiamo al futuro con un nuovo, soprattutto con le generazioni nuove che invece devono ogni giorno ricordarsi l'uguaglianza, l'impegno e anche civico proprio di proteggersi l'un l'altro. Quindi questa Costituzione, l'albero della Costituzione oggi ci sa più di tutto, sarà ancora più, campeggerà su questo bellissimo Campidoglio, quindi tutti lo potranno vedere, sono molto contenta, quindi auguri per delle feste più illuminate e anche più ecosostenibili. E allora direi, se Francesca vuole prendere il microfono, rivalità tra donne, no, non è vero. C'è molto rispetto e amicizia, raro ma è così, è vero. E visto che noi da scaletta avevamo previsto una partecipazione di tanti altri ospiti, Presidente, perché doveva venire Mara Venier e Mara Venier non si è palesata. Non è arrivata. Ho chiesto un sacco di soldi, però io devo dare l'urte, amore della zia. Buonasera a tutti! Benvenuti al Campidoglio in e sciocchiata banda del programma dell'Aca, la tromba. Suonatemi un po' qualcosa, improvviso, moro! Stanno a suonare il flauto, pure io suonavo il flauto tanti anni fa, non dopo sbaglio. Vedi, grazie, vedi che carini, Nicola per svegliarlo, mi devo chiamarmi così tutti i giorni. Senti, ma io volevo dire una cosa a Bob, a Roberto, no? Io volevo dire, visto che insieme te, ma un attimo, ho capito, statene zitti.
Grazie maestro Moraldi, grazie, grazie. E Mara ha fatto partire qui l'orchestra, ma insomma. Io poi la spengo, faccio. Facciamo un altro applauso alla banda della Polizia Municipale con il maestro Andrea Moraldi, grazie. Io volevo dire una cosa a Bob, Svetlana, pensaci, dai, fagli te da portare che sta qua dietro. Ah no, buonasera, mi pareva Zeman questo, l'allenatore da lui. No, volevo dirgli, ha detto una deviazione, no, col canale delle Venezia. È arrivato il sindaco? Eccolo, Roberto, non Benigni, quartieri, mo lo presento per sindaco, se vede spesso in giro. Eccolo. Benissimo. Eccoci, buonasera. Facciamo una cosa al sindaco Roberto Gualtieri, accolto da Mara Venier. Buonasera amore da zia, finalmente ti vedo, so come sei fatto. Amore da zia. Io te volevo dire, no, Ertevere, lasciamolo un po' aperto, te do sto consiglio da veneziana, così mi ci passano i bombe, vanno a lavorare, mi danno le buche e stanno a posto. Invece a monte era i brasi, te volevo dire una cosa, che orologio c'hai? Che orologio c'hai? Se non si muore pure te, però le marra, vabbè, sei umile, oh, c'è un sindaco che non si vede ed è umile, ma voglio l'applauso, la prego, vai, Grazie, ragazzi, no, sai perché ti volevo chiedere l'ora? Perché almeno io vado l'ora e me la via con mezzo alle 8, prego, perché io pensavo fosse dotti, no, per dispetto, insieme ai bus, ma l'avessero detto, invece no, era un sorcio che stava attraversando le strisce pedonali che la croviera, almeno educato. Vabbè, ti saluto, ciao e buon anno, Gerini. La libertà e la democrazia sono due parole che semplici, che dovrebbero essere molto collettive, no? Giusto? E in questo momento invece ci fanno molta paura, perché per evitare un attacco in tutti i sensi, non voglio dilungarmi in argomenti un po' troppo tosti e seri, ci stanno impedendo di essere insieme, di stare insieme, di rispettarci, di essere civili e umani tra noi. Secondo me è soltanto questo, dovremmo essere un po' più amici tra noi, rispettarci, che ci sia educazione, anche per i discorsi che stavi portando tu prima, un'educazione emotiva, sempre alla base di tutto, perché io dico sempre che la cultura, più di tutto, sta nella sapersi comportare. È tanto fondamentale, noi lavoriamo con i toni, no? Noi lavoriamo con i personaggi, con le intonazioni, le intenzioni. Ecco, è sempre tanto importante come ci si pone e come si porta avanti una famiglia, soprattutto pubblica, come la Costituzione. Grazie. Quattro mani. E questo pastore simbolico si prepara all'accensione, io mi sposto per i fotografi, scusatemi, mi tolgo così, pronti? Vai Roma, fatti sentire! 4, 3, 2, 1, accensione! Bellissima. Cosa significa? Essere donna. È una, diciamo, ogni giorno è una battaglia, ogni giorno, perché per, come sai, le donne per tanti secoli, diciamo, non avendo avuto gli stessi diritti o comunque le stesse opportunità, no? degli uomini, hanno fatto fatica per tantissimi, tantissimi anni a trovare posti di lavoro, a rivendicare la loro essenza, la loro il loro potenziale. Quindi oggi in particolare, proprio hai detto sì, oggi, sì. Cioè siamo a dicembre 23, dopo questa specie di momento cruciale, momento drammaticissimo, pauroso purtroppo, anche. Pauroso e anche di non poterne veramente più, si sono incrociate forse delle linee astrali, ma ad un certo punto la donna italiana, le donne nel mondo, stanno veramente prendendosi per mano, no? Quindi stanno capendo quanta importanza c'è nella sorellanza, nel vedersi e nel capirsi e nel supportarsi a vicenda, perché le donne purtroppo non sempre sono solidali, certo. E questo tema della solidarietà lo vediamo infatti al cinema adesso, ancora adesso, con Paola Cortellesi in C'è ancora domani, una nostra collega e amica, ed è veramente toccante e purtroppo anche spiacente il fatto che ciò che lei riporta in una realtà degli anni 60-70, poco fa, e come diceva Claudia, è ancora oggi. Però ecco, l'importanza è la consapevolezza è un gioco anche di ruoli e di rispetto, ovvero sia in un rapporto di coppia, per esempio, non sovrastare talmente l'uomo da renderlo frustrato e altrettanto non sentirci noi
vittime diminuite, sminuite e degradate da questo solo perché guadagna un po' più di noi, solo perché ha una posizione un po' più di noi. Basta semplicemente amarsi e il resto è un contorno con patate che ci piace. Abbiamo fatto tutto.